questa è un po' come casa mia, qui ci sono nata, ci sono cresciuta, all'oratorio c'erano le compagnie degli amici, qui ho frequentato la scuola materna e sono felice di essere tornata qui. La cosa più bella è che tutti si sentono parte di questo luogo. In 70 anni di storia di questa scuola potremmo veramente ricordare 1000 episodi e davvero tante persone. Io penso che tra queste le più importanti sono sicuramente i sacerdoti, oltre a loro sicuramente i volontari. La scuola nel bosco, della scuola materna San Giovanni Bosco di Bolzano, nasce circa 5 anni fa. Abbiamo in pratica ripristinato un vecchio percorso che veniva utilizzato anni fa per andare negli orti. Noi come associazione l'avevamo ricostruito per permettere ai bimbi della scuola materna di andare in sicurezza, quindi dalla scuola fino all'aula, la cosiddetta aula nel bosco, 800 metri di percorso senza attraversare, senza percorrere nessuna strada trafficata. I bimbi 2 giorni alla settimana non vanno, svolgono la loro attività didattica usando in pratica il materiale anche che trovano nel bosco lungo il torrente. Questa esperienza di scuola nel bosco nasce anche da un contributo notevole che tutta la comunità dà e viene resa partecipe dell'esperienza. La spinta a non mollare. Ogni giorno ce n'è una nuova, nel senso che sicuramente il coinvolgimento della comunità. E qui, grazie alla guida del Don, riusciamo a realizzare cose impensabili, ma solo perché c'è il gruppo. Don Gigi per me è un amico, è una guida spirituale e sicuramente è una persona di valore. Don Gigi riesce a tenere unita la comunità con questa sua particolare chiarezza nello spiegare e nel dare la parola del Vangelo a tutti noi. Ci aiuta, ci supporta, ci sostiene. Questa comunità è quello che è grazie a Don Gigi. Sostenere i sacerdoti credo che sia importante perché così come ci si aiuta in famiglia, gli uni con gli altri, all'interno di una comunità naturalmente penso sia una cosa logica e scontata che ci sia anche questo aiuto reciproco. Non c'è bisogno di dare chissà che, ma dare il proprio contributo e farlo con i fatti e non solo a parole.